Questo stand stamattina è questa protesta per i lavoratori dell'autolinio romano? Sì, per tutto il gruppo romano, per tutta una serie di motivazioni che avevamo già reso, come dire, pubbliche attraverso un comunicato stampa. Ci sono tutta una serie di difficoltà di, come dire, incontro con l'azienda, di disponibilità dell'azienda a venire incontro a quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro e dei lavoratori. Un vero e proprio contrasto, un muro di gomma da parte dell'azienda che si rifiuta categoricamente di sedersi a un tavolo in maniera seria con le organizzazioni sindacali e cercare di risolvere concretamente i lavori. Come mai solo la CGIL ha organizzato questo momento di protesta? No, in realtà c'è una condivisione comune da parte di tutte le organizzazioni sindacali rispetto alle problematiche che abbiamo messo in evidenza, però c'è una determinazione diversa che varia da sigla a sigla, che si autodetermina in maniera diversa. Quanti sono i lavoratori interessati da questo problema? Allora, i lavoratori sono tutti i lavoratori interessati del gruppo romano. Per quanto riguarda specificamente la questione relativa al licenziamento, si tratta di 12 lavoratori che si trovano nel limbo. In pratica si è attivata la procedura di licenziamento collettivo e noi come Filt CGIL ci eravamo, come dire, proposti di in qualche modo trovare un accordo con l'azienda nel corso dell'ultimo incontro. Avevamo proposto all'azienda, alla luce di difficoltà economiche messe in evidenza da parte di alcuni lavoratori per impegni economici assunti in precedenza, di non riuscire ad accettare quella che era la proposta aziendale di una riduzione del 50% della retribuzione. Allora noi come CGIL avevamo proposto un accordo sindacale di svolgimento doppi turni e straordinari a questi lavoratori in difficoltà economica, nell'ottica di una condivisione, come dire, di solidarietà sociale all'interno dell'azienda. Da parte del datore di lavoro un muro, nel senso le condizioni sono queste, o questo o nulla, o il licenziamento. Noi come CGIL questi tipi di ricatti non li accettiamo e non li condividiamo, quindi stiamo andando avanti con la protesta. In tutto questo ci sono problemi, diciamo, per il servizio che viene erogato? Ci sono tutta una serie di problematiche, perché tra i motivi dello sciopero c'è la questione relativa alla biglietteria, sussiste la questione relativa alla regolamentazione delle fermate. Se noi pensiamo bene che Crotone è una città dove la maggior parte dei punti di fermata non sono contrassegnati dalla segnaletica verticale, che è normata, che è prevista dalla legge ed è una questione che riguarda la sicurezza pubblica. Quindi in questo caso noi come organizzazione sindacale abbiamo chiesto all'azienda di comunicarci quali sono le fermate, dove effettivamente fermarsi gli autisti, e che non era concepibile il fatto che gli autisti si fermassero per consuetudine. Perché laddove, con i dovuti scongiuri, si dovesse verificare qualcosa, la responsabilità è dell'autista. Quindi noi in questo caso abbiamo sollecitato anche la prefettura a intervenire, perché la prefettura è l'organo abilitato al controllo della sicurezza pubblica in questa città. E noi stiamo lamentando proprio questa mancanza di sicurezza, non essendo indicate e normate le fermate degli autobus. Vi aspettate una risposta positiva dall'azienda? Noi ci aspettiamo dall'azienda la volontà concreta di sedersi a un tavolo con discutere e cercare di trovare un punto d'incontro. E questo è il motivo di questo sciopero. Abbiamo individuato questa fascia oraria proprio per cercare di non creare disagio alla collettività, ma è ovvio che noi non ci fermeremo qui. Quindi se l'azienda continua su questa strada, la protesta andrà avanti e utilizzeremo altre forme, tutte quelle che ci vengono consentite dalla legge, porteremo avanti.